uccisi molti. Barba Blu. Diventai ben presto il mostro per tutti. C'era una volta Barba Blu? A dire il vero, no. C'è tuttora Barba Blu, purtroppo. Ma Barba Blu non è mai morto. Barba Blu vive in ogni sopruso. Lo ha argutamente dimostrato Costanza di Quattro con la sua opera prima intitolata laconicamente per l'appunto Barba Blu, che si ispira indubbiamente alla fiaba di Charles Perrault del XVII secolo, ma che di essa conserva solo l'intreccio crudele e cruento, cupo e tetro, che vede il famigerato e facoltoso personaggio dotato di una ributtante barba blu e soprattutto di un'efferatezza che lo porta a eliminare senza alcun patema d'animo sei mogli, una dopo l'altra. Dovetti allontanarla dalla mia vita. Poi dovetti allontanarla dalla sua. E io dovetti allontanarla. Dovetti allontanarla. Si allontanò dalla mia vita. Dalla mia vita. Dalla sua. La allontanò dalla sua. Dalla mia vita. Dalla sua. Lui non è un serial killer che uccide con un obiettivo ben preciso. Lui uccide per questa sua incapacità di stare al mondo e l'incapacità di amare. In pratica un uxoricida seriale che, giunto al settimo matrimonio, decide di partire per lavoro e di mettere alla prova l'obbedienza dell'ennesima moglie. Non dovrai mai aprire quella piccolissima porta che si trova in fondo alla piccola scala e che si apre con questa piccolissima chiave. Naturalmente la donna infrangerà il divieto e ne conseguirà una valanga di catastrofici e fatati accadimenti, dalla macabra scoperta dei cadaveri delle sei mogli precedenti, appesi al soffitto con ganci da macelleria, all'inevitabile condanna del marito infuriato, allo stratagemma della moglie che chiama in causa i suoi fratelli, fino all'apparente lieto fine con la morte di Barba Blu. Ma com'è possibile, gridai? Io sono Barba Blu! Non proprio una favola soporifera per conciliare il sonno dei bambini, anzi una storia al cui interno subdolamente serpeggia una fuorviante morale. Che la curiosità, quando è spinta troppo, spesso e volentieri ci porta addosso qualche malanno. Questo straniamento, questo Barba Blu che entra, che esce fuori da se stesso ed entra e parla col pubblico e crea interrogativi, crea punti di domanda, crea, apre lucette e dice: ma può essere mai che la curiosità l'unica e la sola responsabile di tutti i mali? Non è invece l'istinto animalesco, la furia omicida, il mostro, non è la violenza contro le donne il problema? Può essere la curiosità? Il testo di Costanza di Quattro ha l'innegabile merito di spazzare via ogni perniciosa ambiguità e con una scrittura chiara e densa getta una luce di inquietante verità su Barba Blu, che diventa icona di un mai sopito cinico maschilismo. È un debole che non riesce in qualche modo a imporre se stesso se non attraverso la violenza, per la sua incapacità di amare, per la sua incapacità di relazionarsi con le donne in una maniera serena, in una maniera naturale. Barba Blu uccide perché vuole totalmente la possessione di queste donne, la possessione intellettuale, non tanto fisica. Non è un problema di stuprare, non è un problema di possederle fisicamente. È un dominio dell'anima. È un dominio dei pensieri. Dei pensieri. Quindi è un dominio intellettuale. Questa chiave di lettura è sagacemente assecondata dalla funzionale regia di Moniovadia, il quale stigmatizza nettamente il personaggio di Perrault, cogliendone pienamente la sua stringente valenza contemporanea. Barba Blu è un topos, in particolare nella cultura occidentale. Prima di essere un femminicida, lui è incapace, non concepisce il femminile come termine relazionale, è un cortocircuito molto diffuso anche nel maschilismo di oggi. Cioè la donna viene vista come oggetto, come sottomessa,
perché deve rispettare regole, deve fare quello che vuole il maschio. Io oltretutto credo che il maschilismo sia la prima forma di razzismo matrice di tutti quelli successivi. La misoginia è matrice dell'antisemitismo, del razzismo, dell'omofobia. Ragioniamo. Nell'ordine della creazione, per complessità, la donna è l'ultima. Cioè si sale a quello sempre più perfezionato. Quindi la donna è più, non meno. E qui la frustrazione maschile nel relegarla al meno. Perché è più? È molto semplice da capire. Il divino trasferisce al femminile il suo statuto più specifico, la capacità di generare. I maestri del hassidismo dicono la madre è il vicario di Dio sulla terra. L'espressione ebraica che colloca la donna che viene descritta nelle traduzioni a fianco, no, in ebraico è kenegdo. Bisognerebbe tradurre un po' sgrammaticato come contro. Come contro? La donna è di fronte per una relazione dialettica, anche vigorosa, ma non sottomessa, non subordinata. E il maschio invece sceglie la via della violenza, della forza, e continua. In Barba Blu, quindi, l'ombra della violenza di genere si allunga sempre più durante tutto il corso dello spettacolo, man mano che il serial killer procede con la sua mattanza, che tenta di giustificare con ragionamenti discriminatori, tanto capziosi ed esiziali, quanto purtroppo tutt'oggi diffusi. Si uccide una donna e stiamo lì bramosamente a cercare di capire com'era vestita, se l'aveva provocato, se l'aveva addirittura tradito. Cerchiamo una giustificazione per lui, non per lei. Un'interpretazione dunque inequivocabile della figura di Barba Blu, mai monotona, soprattutto per un motivo, perché Barba Blu è Mario Incudine. Ami o mi condanni per ogni cosa un tempo, la grazia al pentimento, la morte al tradimento. Credo che Mario Incudine abbia alcuni talenti che io non vedevo dai tempi di Dario Fo. Gli riconosco una fertilità creativa nella parola, nel canto, nel senso, che mi incantano, per cui per me è un grande onore anche contribuire alla sua rivelazione piena. La prima parola che ti ha detto Monio Vadia, il regista, in questa occasione, la ricordi? O il primo pensiero, il primo concetto nell'inquadrare questo personaggio? Lui mi disse: tu devi indossare questo personaggio. Lo devi indossare e devi fare in modo che le parole di questo personaggio possano cantare. 7 i sospiri che ho violentato, 14 gli anni che mi hanno rubato, 20 le stati di cielo sereno, una la notte che ho amato il suo seno, 28 grida tra mura di piombo, 35 finestre lontane dal mondo, 40 bambine più 2 segregate, 7 soltanto le donne che ho amate. Incudine, autore anche delle musiche, non recita Barba Blu, ma lo incarna. La parola, in questo caso, ha qualità e quantità. Quindi ha ritmo e melodia, per cui non è una prosa pura, non è detta, cioè non è recitato, quindi citato due volte, ma è un recitato che ha sotto comunque una costruzione greca, come il melos, come la melopea greca nella tragedia. 60 giardini di rosse ferite, 3 le misure di questa follia, 70 preghiere per l'anima mia! Quel che resta alla fine è la lancinante inquietudine che un tale mostro, come nei peggiori incubi, possa abitare in qualche angolo oscuro dentro di noi. Lì siamo tutti Barba Blu, tanti piccoli e vigliacchi Barba Blu. Un'eventualità evitabile in un solo modo. È il tempo di entrare nella logica della fragilità, capire che la redenzione parte dagli ultimi, non dai cosiddetti primi. Il mio maestro di ebraismo diceva: i patriarchi dell'ebraismo sono tutti degli handicappati. Abramo fuori come una biglia, come dico io, fuori come un balcone, Isacco cieco, Giacobbe claudicante, Mosè balbuziente. Quando noi capiremo che dobbiamo fare riferimento al nostro handicap, che ci indica la goffaggine, per questo bisogna ridere di se stessi. Siamo tutti poveri. E che quello che pretende l'Aren è solo un poveraccio che dubita di sé, è così debole nella sua presunta forza che ha bisogno di esibire.
chi è autenticamente forte non ha bisogno di mostrare niente. Uno dei più forti del Novecento è stato Gandhi. Stava in piedi perché non tirava il vento. Eppure cosa è riuscito a fare? Nella speranza che di me e di quelli come me finalmente non se ne parli più. Il mio Barba Blu dice che lui è costretto ad uccidere perché il suo peccato non potrà essere perdonato. Allora, nella disperazione della misericordia di Dio, io da credente, da cristiana, ravvedo l'inferno. E nell'inferno, dove lui continua a bruciare per l'eternità, io trovo la giustizia di Dio che supera in qualche modo l'ingiustizia che molto spesso ci troviamo di fronte. La giustizia di Dio segue un corso diverso, il corso giusto della verità. Il saggio conclusivo dei 3 anni di laboratorio che un gruppo di giovani attori, in numero di 10, hanno fatto con me, con Sandro Lombardi, al Teatro Manzoni di Pistoia. Tutto questo gruppo ha lavorato insieme a me nel corso degli anni e questo è l'ultima stazione di questo processo di formazione che diventa però professione. I giovani attori sono a contatto con degli attori più maturi, Sandro Lombardi e Marco Foschi, e possono, come dire, interagire nelle esperienze, possono scambiare le esperienze e questo è l'elemento fondamentale e che mi ha portato anche alla scelta di un testo forte, complicato, che è quello che è il Faust di Goethe. Quel microcosmo di follia che è l'uomo è solito pensarsi come un tutto. Io invece sono una parte di quella parte che nel principio era tutto. È la parte più addirittura torturata, con ben 3 traduzioni contemporanee, più quella di Sinisi, che è la traduzione che invece ho fatto appositamente per questo spettacolo. Alle volte mi sono rimesso anch'io su Goethe a rifare, insieme a Lombardi, a rifare dei frammenti diverso, di modo che la traduzione possa risultare molto dicibile, una traduzione che possa diventare molto plastica in bocca agli attori. La drammaturgia di questo spettacolo l'ho divisa in 3 parti. Nella prima parte c'è la storia di Faust, la storia del suo suicidio, la storia di tutta la sua vita e l'incontro fondamentale con Mefistofele. Insomma, tu chi sei? La parte di quella forza che vuole sempre il male e compie sempre il bene.
c'è una parte centrale che è la cucina della strega, dove da testo Faust diventa da vecchio giovane. Non avendo due attori, ho pensato ad un personaggio vecchio giovane o giovane vecchio, ecco, direi, che poi invece diventa giovane giovane nella terza parte. Per me esistere è un tormento. Io odio la vita. Nella cucina della strega Faust cambia letteralmente genere, da vecchio a giovane. Succede in lui un cambiamento, e io lo chiamo cambiamento di genere perché è anche cambiamento di pensiero. Lui non sta più nel suo corpo di prima, per cui ho immaginato una operazione di chirurgia plastica. Sometime. The wind blows, and you and I. In cui è tutto accennato, è tutto fatto con il massimo divertimento, è tutto reso un po' tribale. E comincia il canto. Amma, amma e, amma, ammi amma. Ora andate tutti insieme. Vai! Amma, amma e, amma, però fate scivi, se cantate amma, amma e, amma, ammi amma. Poi cosa succede? Esiste qualcosa tra paziente e psicanalista che è, viene chiamato transfert. Il compito dello psicanalista è quello di essere, come dire, l'alter ego del suo paziente, e è quello che avviene in questo spettacolo. I due attori, Marco Foschi e Sandro Lombardi, sono vestiti più o meno nello stesso modo. Sono l'uno lo specchio letteralmente dell'altro. Sono l'uno l'altro. In questo senso parlo d'amore, perché tutto il testo l'ho rivisto secondo un input, secondo una passione, ecco, psicanalitica freudiana, tendo a precisare, che mi ha portato a vedere in Mefistofele una emissione ectoplasmatica dell'inconscio di Faust. Mefistofele ha questo compito. Se riuscirai a sedurmi fino a farmi compiacere di me stesso, se riuscirai ad illudermi facendomi godere, che quello sia per me l'ultimo giorno. Ecco la mia scommessa. Ho tenuto lo spettacolo in un equilibrio, per cui bene e male si equilibrano. È come se il destino e la vita degli esseri umani fossero tra Lucifero ed Arimane. Ecco. E allora bisogna starsene a metà. Perché anche Lucifero, da parte sua, che tutti noi, comunque è luce, però la luce può arrivare a essere accecante, e l'altro Arimane è la concretezza, ma la concretezza può portarti all'assassinio. Ti condurrò a una vita insensata nella palude dell'insignificante, e tu potrai agitarti, potrai dibatterti, ci resterai invischiato. Anche Acab ha un desiderio di conoscenza che viene come impedito dal suo stesso desiderio, e così è per Faust. Lui vuol conoscere, ma vuol conoscere a tal punto che si dedica alla magia. È questo il punto in cui noi lo seguiremmo volentieri, solamente che poi anche con la magia studia tutto, conosce tutti i segreti della natura, ma cerca di suicidarsi. Io non ti sto parlando di godere, io voglio la vertigine, il piacere violento, l'odio innamorato e l'ansia del troppo immaginare. Faust è letteralmente un bipolare, no, non è che mi invento un'idea di regia, no. Goethe parla, le parole che dice Faust parlano di un disturbo bipolare, quell'atteggiamento verso la realtà che fa in modo che la realtà non sia penetrabile, non sia prendibile, ma che il soggetto senta la realtà come qualcosa di nemico. Io maledico il vino, maledico l'alta grazia dell'amore, maledico la speranza.
Mi sa che sto diventando, medico. Io ormai mi sono fatto st'idea. Cioè, ormai parlo come se fossi un santone della medicina freudiana. E allora, ora poi l'approfondirò. Forse sarebbe l'ora, smettessi di fare il regista e mi dedicassi a quello che evidentemente è il mio desiderio nascosto, di diventare psicanalista. Psicanalizzo tutti, mi manca di psicanalizzare Goethe e adesso... A questo punto l'unica chiusura sarebbe quella del famoso motto di retroscena, che però a Mario non lo posso chiedere. Ah, lo fai a Costanza, io lo faccio ormai in tutti i modi. Che il teatro non sopravviva, ma viva, punto esclamativo. Il teatro vivrà, con questo spettacolo vivrà, perché vibrerà nell'animo di ogni singolo spettatore. Una battuta di Mefistofele. Anch'io mi ci diverto a modo mio. Buonasera e benvenuti all'appuntamento con la rubrica Che teatro fa? Queste le previsioni meteo teatrali per le prossime giornate. Partiamo dal nord Italia, dove si segnala una perturbazione mitologica e pellegrina che coprirà la città di Bologna, che dal 6 al 9 febbraio al Teatro Arena del Sole ospita Marco Paolini con Nel tempo degli dei, il calzolaio di Ulisse, testo scritto assieme a Francesco Niccolini e con la regia di Gabriele Vacis e Roberto Tarasco. Dovrai partire, Ulisse. E andare, allontanandoti dal mare. In un alternarsi di nuvole menzogniere e profetici svelamenti, questo ex guerriero ed eroe cammina senza meta con un remo in spalla, come da profezia del fantasma di Tiresia, l'indovino cieco, inventandosi storie alle quali non solo finisce col credere, ma che diventano realtà e addirittura mito. Nel centro Italia, invece, un vento yiddish travolgerà il Teatro Vascello di Roma, dove fino al 9 febbraio Monio Vadia, 25 anni dopo Oilem Goilem, approda con il suo nuovo spettacolo Dio ride, Nish Kosche. È un viaggio nella spiritualità umoristico-paradossale, un viaggio con musiche e canzoni. Il narratore ebreo Simcha Rabinovich genererà un rapsodico uragano strumentale raccontando di un popolo in permanente attesa, unendo insieme nel puro stile del cantore Ovadia umorismo, riflessione drammatica e musica. Non sono stato vittima di pregiudizi antisemiti tranne che di uno, ma che non sembra neanche un pregiudizio, anzi, nella forma è il complimento. Sin da quando ero un moccioso di 4-5 anni me lo sentivo ronzare tutte le settimane nelle orecchie. Voi ebrei! Siete intelligentissimi! Calunnia! Infine al sud un sole comico e spassoso illuminerà la città di Napoli, dove al Teatro Diana Vincenzo Salemme porta in scena, dall'11 febbraio all'8 marzo, la sua ultima commedia Con tutto il cuore. Dimmi che fine ha fatto il divano, la poltrona. Ah, il divano sta alla villa di Bea Domizia. Perché tenimmo la villa Bea Domizia? Ma mica no, il mio compagno, Giacomino. Tutto si è messo con un altro uomo. E vado a stare un po' di divano, non c'è capito.
le strampalate vicende del mite insegnante di lettere antiche Ottavio, che riceve il cuore di un feroce delinquente, susciteranno improvvisi scoppi di risate che si alterneranno a miti prese di coscienza nella consapevolezza che la natura umana più profonda si nasconde sempre nelle scelte di vita che si compiono. Oh dai, io mi lavo, poi sai che c'è? Quando devo far bollire l'acqua io accendo sotto il gas, capito? Giura, veramente? E dici che si consuma? Si consuma, prova, certo. Vieni, si ciapa, ma che tematica, che mi state a fare? Ma come ne fotta a me? Queste le previsioni meteo-teatrali di Che Teatro Fa. Vi ricordiamo che è possibile restare informati sulla situazione temporale del teatro scaricando gratuitamente dal Play Store o dall'App Store del vostro smartphone l'app ufficiale di TV 2000, dove potrete visionare le puntate di retroscena come e quando vorrete. Non perdiamoci di vista.